Eccoci qua, eccoci qua. Eccoci rientrati tra telefoni che cadono, dirette nuove che arrivano, una cosa e l'altra. Ora, comunque, è un momento, dedicato al fitness. E qui con Luca, accanto a me, che mi fa da, che mi fa da bodyguard. La spallona. Io penso che tante ragazze mi invidiano in questo momento. Quindi, insomma, però, ragazzi, ci sto io qua, che vi posso fare? Non posso farci niente, ok? Allora io lascio la parola a Luca e a Selvaggia che per introdurre il nostro ospite. Vai Luca! Un grande ospite, un amico caro, un plurivincitore italiano europeo, vice campione mondiale, la sua gara prima a 17 anni, ora è un preparatore atletico per atleti e appassionati di fitness, Fabio Paoloni del team Muscle Dream. Ciao Fabio! Buonasera a tutti! Ciao, buonasera! Buonasera! Eccoci! Stai in palestra, ti stai allenando? Sì, che come si suol dire, mi avete preso col socio in bocca. Ah, ecco. Col peso in bocca. Col bilanciere in mano. Ah, noi pensavamo che ti stavi mangiando una carbonara invece. Scherzo. Una carbonara, guarda, non so manco chi sia. Che bugiardo. Te la faccio io. Te la fa il nostro chef qua. No, quello, il fine settimana penso che mangerai qualcosa, insomma, no? La domenica. Ecco. Come tu mi insegni a me, che sei il mio preparatore, mi supporti e supporti da anni e ormai abbiamo capito che i sgarri insomma si mangiano solo la domenica. Ma anche perché poi il cibo si apprezza anche meglio. Sì, sì, quello sicuramente, se no uno mangia tutti i giorni quello che vuole e poi alla fine non apprezza niente. Non c'è più, manca il gusto di come la vita, no? Fabio, allora parlaci un po' di te, da come è iniziata questa tua passione per il fitness, per le gare? Allora, la mia passione per il fitness proprio no, perché ai tempi miei il fitness non esisteva, esisteva il famoso culturismo, che era tutt'altro da fitness, da bodybuilding, da tutto ciò che è moda oggi, per cui prima bilancieri, pesi liberi, cose old style, anche sull'alimentazione, si mangiava solo il riso, vicino alle gare si beveva solo l'acqua distillata, cioè sono cose insomma che attualmente non si fanno perché anche non sono cose giuste. Non c'erano tutte queste adesso varianti, un po'. Però scommetto che tu sei rimasto alle vecchie leggi. Non ho capito, scusami. Sei rimasto alle vecchie leggi, insomma, del no, 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 i tempi vanno avanti, mi sono mi sono documentato anch'io, ho visto che certe cose che facevamo non erano giuste, la maggior parte non erano giuste e ci siamo arrivati ai tempi, perché l'acqua è vita, certo. Per cui l'acqua bisogna bere sempre, non bisogna mangiare sciavo, nella natura, quello ci dà la natura, insomma, non bisogna essere iniziati a niente. Lo utilizziamo al meglio, insomma, per la nostra integrazione. Purtroppo la base di ogni sport, come il calcio e come altri sport, bisogna nascere con un po' di predisposizione, un po' di mamma genetica. Ah, quello anche sì, perché se ci alleniamo con Messi o con Maradona, non è che diventiamo con Messi come Maradona, per certo. Cui se non nasciamo con un pochino di genetica, noi andiamo in palestra 18 ore, fa tanta dieta, fa tanto quello, fa tanto quell'altro, perché tanto poi si riesce poco. Vabbè, uno lo fa anche un po' per una passione, no? Tra l'altro. Sì, sì, la passione va sempre ripagata da, certo, dai risultati. La soddisfazione, altrimenti passa pure quella. Allora, tu adesso chiaramente hai fatto un grande percorso a livello agonistico, e ti sei fermato attualmente? Attualmente sono fermo da 3 anni, sì. Anche perché andando avanti con l'età io ho quasi 50 anni, non si può fare, non si possono fare gare tutto l'anno, perché comunque la gara è un impegno estremo, certo. A livello proprio fisico, mentale, perché ti portava una forma fisica quel giorno che è estrema, insomma. Che cosa per cui c'era anche il lavoro. Di più dalle gare, dal palco. Non mi manca la competizione, il confronto, perché il confronto con lo specchio, con te stesso, sei sempre bello, sei sempre il primo. Poi quando sali sul palco devi confrontare con gli altri. È come quando, ripeto, faccio sempre gli stessi paragoni, fai palleggi a casa, la partitella col muro, tiri bene, poi vanno a giocare a pallone con gli altri, perché poi non va. Quindi per oggi segui tanti atleti, ti sei dedicato agli altri? Oggi ho tanti atleti, più che altri atleti devo tanti amici, perché io non mi ritengo coach di nessuno. Innanzitutto faccio per passione, perché se c'è la passione riesce pure nel lavoro.
È chiaro. Perché tanto, oltre che il discorso di come gestire una persona a livello alimentare, devi gestire a livello mentale come prima cosa, perché c'è chi può mangiare, bravo. E chi non resiste, mangiare, chi non resiste, chi lo devi lasciare un pochino più libero, chi gli devi far capire le cose, perché poi comunque a dieta escono tutte le problematiche amorose, di vita, se diventa un po' più debole. Fabio, ma di la verità, è difficile fare un po' di più l'allenatore, cioè, infatti, ma ripeto, bisogna essere tanto tanto paziente, e tu lo sei? Bisogna... a modo suo, cioè chi mi riesce a capire, ci capiamo subito, c'è una bella sintonia. Certo. Io quello che non sopporto sono i presi in giro, nel senso, certo, preferisco che una persona mi dice: va, ieri mi sono mangiato un chilo di gelato, certo, che facciamo oggi? Ok, ci mettiamo seduti e sistemiamo. Ma che tu mi dici che stai a dieta, che tu stai a dieta da un mese e mezzo con chicco di riso e chicco di petto di pollo e poi c'è la pasta come il tamburo, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non quadra, per cui lì mi fai perdere tempo a me, perdi tempo te, perché i soldi hanno un valore per tutti quanti, però fino a un certo punto, chiaro, quello sicuramente. E quando porti i tuoi atleti in gara che tu accompagni, no? Perché poi io lo so, quindi io quasi sempre accompagno i ragazzi, perché mi devo rendere conto pure in quel momento con una persona come reagisce, perché pare una stupidaggine, il giorno prima la persona può trasformare al 100% e il giorno dopo sì, perde tutta la forma, certo, perché è una botta d'agitazione che può portare un alteramento dell'acqua corporea, te copri nel senso, un discorso, non è che ti copri a livello di pelle, è meglio essere un pochino grassi in quel punto che avere quella sensazione d'acqua. Purtroppo è una gara di bellezza. E poi quando vincono, le reazioni fisiche, quando vinco pure io. Soddisfatto, e tu proverai la stessa emozione come se ci fossi tu sul palco, immagino. Sì, anche di più, perché tante volte tante persone fanno dei risultati che non mi avrei mai aspettato, e sono più soddisfacenti quelli che magari sa che già vinceranno. Magari neanche loro stessi sarebbero mai aspettati. No, magari, ma guarda, le soddisfazioni più grandi le fuori da ragazzi che ti diranno: io non potrò mai fare una gara, non potrò mai fare quello. Invece piano piano io fa un bel percorso, salgono. Magari non vincono, però già che entrano nei primi sei o fanno... E comunque sono contenti dei loro stessi, per me è una vittoria. Perché vedere uno soddisfatto di se stesso, per quanto dice grazie perché non credevo mai che l'hai fatto, per me è una vittoria. Quello sicuramente. Quindi per tutte le persone, gli atleti, gli appassionati che ci seguono, tu hai creato un team, no? Io ho creato, sì, una, o se vogliamo chiamarlo un team, perché adesso andiamo da sì, team, sì, il team è una famiglia, poi mio, diciamo, poi tra l'altro. Sì, perché comunque sì, si va a mangiare l'intera tutti insieme, dopo le gare, anche io ho tante persone che mi sono imparentato pure con gente che viene al negozio, cioè fa 40 battesimo la bambina di un ragazzo che preparo io, insomma, dopo dove le persone ne rimangono. Il negozio sta in via Tito Labieno 76, zona Subagusta. E il team si chiama lo stesso nome del negozio, Muscle Dream. Ok, quindi lo sarebbe Muscoli da Sogno. Sì, sui social, su Instagram, su Facebook. È chiaro, è un piccolo negozio, sempre old style come so io, niente quindi, di moderno. Ok, sia per gli atleti ma che per funzionale. Vabbè, io voglio anche dire a tutti gli ascoltatori che tante persone anche mi dicono: vabbè, però mio marito si allena e io no. Invece non è vero, ragazzi, perché Fabio ha anche una compagna, quindi si allenano anche insieme. Veramente, guarda, Azzurrina fa tutto, 80% fa tutto lei, perché calcola che su 30 ragazzi che attualmente stanno gareggiando, 18/20 sono donne, per quindi, cui ecco, pensa lei. No, ma nel senso che tanti si lamentano che sottolineano che non c'è una coppia che si allenano insieme, invece non è vero. Come no? È una cosa che tanti, se riesci a condividere questa cosa con la persona che ci è vicino, ha fatto il bingo. È ancora meglio. Io con Selvaggia faccio fatica a volte a motivarla, però piano piano poi ci riesco sempre e mi dà. Perché la sera magari arrivi a casa che tua moglie non sa quello che te cucino stasera, invece quello già lo sa, stop. E invece devo combattere con lei che vuole i biscottini, oppure quando ti senti un po' stanco, che sei già da stretta e stai un po' di fagnà,
vacanze, magari non sei a piedino, certo. Perché sai che sei stanco, no? Il supporto serve anche su quel punto di vista. Il supporto da tutte e due le parti. Vabbè, ma io ho visto una tua foto che abbiamo messo poi per, insomma, per sponsorizzarti prima di intervenire in radio. Devastante, cioè impressionante per quanto quale è insomma, bello che... piazzato, tirato, no? Preparato. Che stavi in gara. Sì. Ho raggiunto forme buone, certo, non estreme, avrei potuto far meglio, magari io da piccolo facevo tutto un po' fare da te, no? Per certo. Cui andavamo a tentativi. Senti, ma tu rimpiangi qualcosa del tuo passato, insomma, del mondo legale? Rimpiango che avrei potuto far meglio, quello ecco, che sì. Però questo m'ha dato tanto e mi ha tolto tanto. Mi ha dato tanto perché comunque mi ha dato tutto quello che so oggi, forse una persona migliore delle altre, ma no perché le altre sono peggiori, io sono bravo, certo. Perché il suo sport mi ha formato a livello pure emotivo da uomo, io lo vedo pure che... e i sacrifici che uno fa, certo. Tanto, perché secondo me sono un sacrificio alimentare, un discorso economico, un discorso di apprezzare il cibo, certo. Delle cose che insomma, è una cosa importante. Ma io sono testimone di questo, lo vedo quando faccio preparazioni che poi... Io ho tre figli, io ho un figlio di 23 anni, una figlia di 22 e un bambino di 7 anni. Io li conosco tutti, li saluto e li abbraccio. Riccardo, Noemi... e Manu, per cui grande non è vero che i culturisti famoso che certo, non fanno qua, non fanno figli, non si dedicano alla famiglia, invece non è vero. Guarda, siamo molto contenti che hai dato tu la parola in questo settore, perché tanta gente purtroppo non sapendo fanno disprezzamenti, non sanno quello no, che c'è dietro. Guarda, io ho un negozio e c'è una vetrina e passano di tutto e certi attrezzamenti, delle cose allucinanti, la gente è convinta che i muscoli non so femminili, ma allora, innanzitutto oggi come oggi abbiamo la fortuna di avere tante categorie, specialmente per le donne, partendo esatto. Da questi famosi bikini, i bikini non sono altro che ragazze che stanno bene, non hanno inestetismi, bel viso, e una solidità muscolare, top. Calcolate che la gara più importante che c'è al mondo si chiama Mister Olympia e la donna bodybuilding è stata tolta. E come mai Fabio, scusami? È stata tolta perché si stava andando avanti troppo. Esatto. Se vedesse i ragazzi, che poi siamo tutti una certa età, perché ormai... Ovviamente erano uomini poi tra l'altro. No, uomini, però andavano oltre, non erano i canoni. Più piacenti. Oltre i canoni, non erano più piacenti e sono state poco tolte. È stata messa un'altra categoria, si chiama physique, che è muscolosa, ma non è mai una bodybuilder. Certo, guarda, Fabio, noi abbiamo, io e Luca, una persona da mandarti che è il nostro radiofonico. Ci vuole proprio qui. No, io so 101 nera di cannelloni, capito? La domenica vince tutto. Cioè, guarda, in tutto ci vuole comunque una dose genetica. Apposta, no. Vedete mai quella trasmissione che fa Ranzi, che quello mangia tutto di più a sera che mangia... Cioè, una cosa allucinante, quello pure cioè, da studiarlo, quel ragazzo, cioè, se mangia 100 panini tutti insieme, pure quella è una dote. Comunque, Fabio, sono lo chef, ti volevo fare i complimenti e ti volevo dire che ti capisco, perché come nella cucina, così nel tuo campo, bisogna essere preparati, studiare sempre, e io so che tu lo fai, e essere sempre aggiornati, perché comunque, come dico sempre ai vegani, dovete sapere e conoscere bene che cosa vuol dire, perché sennò rischiate la morte. Certo. E io ti capisco, perché comunque vedo tanti ragazzi, Luca per primo, che ha tanta passione come te per questo, diciamo, ambiente, che se non si studia, non si è preparati, si rischia anche la salute. Certo, anche perché ecco, i dottori non è che nascono dottori, partoriscono esatto. I bambini, i dottori studiano, ok? Esatto. C'è una persona... può approfondire le conoscenze che vuole anche da se stesso, no? Nel senso studi, ti aggiorni, vai e comunque col tempo riesci a raggiungere una buona formazione, no? Esatto. Soprattutto queste cose le provi su te stesso, no? Io dico sempre, certo, no, io dico sempre alle persone, tipo, devo fare caro a Natale, dice sì, compri un libro sulla glicemia e la gente mi guarda, che vuol dire il libro sulla glicemia? Ti compri il libro sulla glicemia e capisci che cos'è la glicemia, perché per dite la glicemia è la base dell'alimentazione, certo. E la gente rimane un po' a bocca aperta. Un allenatore, no? Se anche un buon maestro, insomma,
Sì, io il difetto mio che imparo troppo, io sai qual è il difetto mio, Selvaggia, che imparo troppo le persone con poco tempo. È un pregio, dai. No, è un difetto per me perché così mi brucio, poi sì, invece di finire poi diventano tutti, sapessi se sono al negozio io non sapevano neanche la differenza tra però sai cosa c'è Fabio nel senso adesso fanno i coach, sì, come ieri non sapevano, vabbè, no, li salutiamo meglio una cosa verità che una falsa speranza. va bene. Io volevo fare una domanda io sono nel motociclismo da 30 anni, quindi insomma sai, si coniuga moltissimo con la preparazione fisica di tanti piloti che ho seguito, che seguo e tutto quanto il resto, insomma, ecco. E, appunto, tu parlavi di alimentazione prima, no? Qual è l'alimentazione base per chi fa il vostro sport? L'alimentazione base per chi fa questo sport, certo, per chi fa delle gare agonistiche, è questa la differenza, no? Sia per chi lo fa per divertimento, per chi lo fa per sport. Ascolta, una persona che deve mangiare bene fa 5 pasti di canonici, fa la colazione, i 2 spuntini, mattina e pomeriggio, fa il pranzo e la cena. Ok? Quello per riattivare il metabolismo, certo. No, quello per vivere bene, non è per riattivare il metabolismo, bilanciando ogni pasto con i carboidrati, le proteine e una serie di grassi buoni, un 20%, un 30% di proteine e un 50% di carboidrati. Non è che sia così difficile come la vogliono far credere, sai? Un po' di impegno serve, però insomma... L'impegno serve, bisogna solamente capire in quale momento devi mangiare la cosa giusta, certo. Per dire che il discorso dei carboidrati con la glicemia bassa, alta, ok? Certo. La gente è convinta che mangia riso e dimagrisce, la mangia 4 etti di riso al giorno, ma non è così, no. Non è che il riso fa dimagrire, capito? Certo. L'eccesso fa male dappertutto, anche l'acqua, perciò 5 pasti equilibrati. Poi non parliamo dell'acqua, perché comunque l'acqua è la cosa che fa più male in assoluto, e però noi non lo sappiamo, siamo inconsapevoli, perché su qualsiasi bottiglia d'acqua che si va a comprare, comunque non ci sarà mai scritto acqua potabile da nessuna parte, perché l'acqua comunque viene trattata con tante situazioni per renderla potabile, ma non leggerete mai scritto che è potabile. Purtroppo il mondo è inquinato, per cui quindi da questo punto di vista io infatti consiglio chi può di mettere il purificatore, io difatti uso il purificatore al rubinetto, perché mai comprare l'acqua dai... Così non ci stanno l'acqua, quelle che vendono da Bulgari, tipo l'essenziale, no? Acqua Filette, l'acqua più pura al mondo. Sì. Ma costa 25 euro a bottiglia. Niente. Bevi 4 litri al giorno, fatti il conto a fine mese. Non è possibile. No, Fabrizio ci ha fatto questa domanda perché lui prepara gli atleti nel motociclismo, quindi bene o male sono anche mental coach per quanto riguarda... piloti, no, manager, mental coach, tutto quanto. È fondamentale anche per affrontare una corsa, una preparazione. Che sai, io faccio una battaglia specialmente con i genitori, perché magari si corre alle 2 del pomeriggio, io dico guarda che alle 11 si deve fare un piatto di pasta o di riso e un po' di frutta, poi dopo, prima della gara, si beve un drink energetico, una cosa. Certo, invece questi mezz'ora prima, 40 minuti prima, li vedo con i panini. Digestione su una curva che te smorzano il cervello, perché la glicemia la siamo fuori. Bravissimo, delle cose allucinanti. Però guarda che questi sono superati, sono basi, ma non sa, adesso come sa? Certo. Dice, ma perché quando ho mangiato via quando? Media sonno? E quindi insomma, ecco, a me mi interessa molto il discorso alimentazione proprio riportato a situazioni sportive e le seguo tantissimo, da tanti anni, insomma, proprio per questo, cercando di educare, poi con fatica riesco ad educarli. Lavorando molto sui genitori, come te dicevo prima, non educare fino in fondo, dai un po' di maleducazione, almeno qualche soldino lo rimediamo, capito? lo so. Però diciamo che comunque, ecco, sai, nel motociclismo
è molto importante avere una preparazione fisica che è diversa da quella vostra, logicamente, che è molto basata sul fondo, perché poi sai che c'è lì, quando si fa una staccata a 320 all'ora devi avere l'ossigeno al cervello che ti arriva in modo continuo, e quindi devi essere ben allenato e tutto quanto il resto, perché in pochi decimi di secondo devi fare delle azioni, insomma, quindi e allora io faccio sempre questa battaglia sull'alimentazione e tutto quanto il resto, come adesso che si va incontro all'estate, dico sempre: ragazzi, dovete iniziare a bere prima, dovete iniziare tanto bere tanto prima, perché quando state là sopra, solamente in MotoGP hanno il serbatoio per bere un pochettino d'acqua, ma nelle altre categorie no. Ok, vabbè, e quindi quando si corre al caldo in moto con quella tuta e il casco e una cosa e l'altra, si fa prestissimo a disidratarsi. Quindi sarebbe buono fare questi famosi ritiri anche del pallone, anche con gli altri sport che non si fanno. Certo, è vero. Bravo, bella idea. Va bene, Fabio, noi dobbiamo salutarti, ti ringraziamo. Ti salutiamo. Ciao, un saluto. Andiamo in pausa, fra poco.